Ad Agrigento l'istituto scolastico Leonardo Sciascia ha incontrato l'attore regista Gianfranco Iannuzzo. Ragazzi, intanto non so se mi sentite, sì. Come vedete sto sudando perché non sono più abituato al nostro clima meraviglioso. Siccome parleremo anche di umorismo involontario, mi viene in mente che c'è un amico mio che disse: Gianfranco, quest'estate c'è stato un cavolo di impazzire, 40 gradi all'ombra. Ma io me ne fotto, mi metto sole. Io... Per fortuna i ragazzi al teatro ci vanno e ne sono orgogliosissimo. Recentemente, tra l'altro, siamo venuti qui ad Agrigento a fare il Berretta Sonaglio, quindi uno dei testi più belli di Pirandello, e abbiamo fatto apposta una replica per le scuole. Ha avuto un grandissimo successo, ne sono molto felice. E ora invece sono io a parlare ai ragazzi, che sono sempre incontri che ti danno più di quanto tu non riesca ovviamente a offrire loro, perché poi fanno domande bellissime, intelligentissime, imbarazzanti, quindi è sempre un bellissimo modo per incontrare i giovani, i ragazzi, e poi anche con questo amore comune che abbiamo per la nostra città, che ci rende poi in un momento come questo in cui stiamo ospitando la festa del mandorlo in fiore, che ha questa connotazione di patrimonio immateriale, quindi l'accoglienza all'ennesima potenza. È una bella occasione. Lo presenterò io le tre serate finali, quindi è questo il motivo per cui sono ad Agrigento in questi giorni. E quindi ne sono anche questo un motivo di grande orgoglio, speriamo di far bene. È un progetto che abbiamo preparato all'interno del Dipartimento Italiano nel mese di settembre, perché la nostra finalità è stata quella di creare un progetto all'interno del quale gli allievi potessero conoscere la letteratura non solo attraverso la lettura, ma attraverso le opere teatrali. Quindi chi meglio di Gianfranco Iannuzzo può dare la possibilità ai ragazzi di conoscere quello che è l'opera teatrale, per esempio nel caso specifico di Luigi Pirandello. Quindi l'incontro nasce proprio per questo motivo e noi siamo felici oggi di coglierla su scuola. La nostra terra è sempre stata una terra di conquista, avrebbe dovuto essere, ma non sono mai riusciti a conquistare un bel niente a nessuno. Solo che...